Bene, dai, è andata bene. E sono contento, dai, non era facile venire qua e vincere, e siamo contenti. Ora però pensiamo subito a Palermo, che è una bellissima partita da giocare e una partita difficilissima. Stiamo vedendo un Avellino diverso, con tanta cattiveria, tanta voglia di riempire l'area di rigore avversaria, di fare male agli avversari. Insomma, come procede questo lavoro con mister Gautieri? No, bene, dai, questa è stata la prima settimana che il mister ha lavorato tutta la settimana. Abbiamo avuto una settimana tipo e si lavora tanto, perché si lavora tanto, però dai, lo stiamo seguendo alla lettera e i risultati si vedono. 3 punti sul Catanzaro e sulla Virtus Francavilla col Bari, che ha vinto al 92esimo. Cosa vi danno? Un po' di energia mentale? No, noi sappiamo che se giochiamo così è difficile batterci. E dobbiamo pensare ora quante partite mancano, 8-9, perché dobbiamo recuperare col Catania, quindi sono 9 finali. Sembrano sempre frasi fatte, però sono veramente così. Se noi pensiamo partita dopo partita, poi se qualcuno è stato più bravo di noi, gli battiamo le mani, gli diamo una mano. Però se giochiamo così ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Chiudiamo con una battuta: siccome non è consuetudine poterti chiedere a chi dedichi il gol, Noi, te lo chiediamo oggi. sì, grazie. No, lo dedico, vabbè, a mia moglie che è incinta, sta per partorire, tra pochi giorni partorirà, e a mia figlia che mi manca da morire, non la vedo da... No, vabbè, adesso non la vedo da una settimana, che ha fatto il compleanno, però mi manca come l'aria, veramente. Grazie, Grazie a voi. grazie mille a Ciao Simone ragazzi. Ciancio. Ciao, ciao, ciao.